posso dire una cosa? Ragazzi, Sofì, quanto sei bella! Sì, fantastica, veramente, guarda. Ma pure tu sei bella. Sì, vabbè. Sei come dimagrita, va benissimo. Ma pure tu. Diciamo, sguardo gelosia siciliana. Noi ti abbiamo colto quella bella canzone, tu che mi hai imparato a fare. Beh, è la prima canzone Trovaioli, che ho cantato con Armando Trovaioli, che è stato il mio maestro. Io ho cantato con lui non so quante canzoni. È veramente stato per me una gioia lavorare con lui. Sofia Loren, due Oscar, uno per la Ciociara e un altro per la sua carriera. Sofia, tu ti ricordi, eri piccolissima, ma ti ricordi gli anni duri della fame, della guerra, di dove eravamo? Poi sei arrivata a Roma ed è cominciata questo cammino che non si è più fermato. Ma quando io stavo a Pozzuoli durante la guerra non è stato un momento facile per me. Io non sapevo neanche io, mia madre, tutta la nostra famiglia dove andare, che cosa fare per cercare di sbarcare il lunario, perché non c'era proprio niente. E allora io ero molto giovane, 14 anni e mezzo, 15 anni, e mia madre un giorno, perché mia madre era una donna piena di temperamento, dice: andiamo a Roma, ti faccio fare l'attrice. Dico: come, tu mi fai fare l'attrice a me? Ma non conosciamo nessuno, mamma. Noi andiamo, poi si vedrà, come tutti i napoletani. Ma poi tua mamma voleva fare l'attrice, perché aveva fatto concorso come socia di Greta Garbo addirittura. Sì, vabbè, ma molto prima, quel tempo era passato, poi aveva incontrato mio padre, che non si comportò molto bene con noi, e quindi si lasciarono. Quella è un'altra storia. Certo. Da dove vogliamo cominciare? Da me? No, incominciamo quando tu sei arrivata a Roma. Guarda come si è presentata Sofia ai romani, prego. Nel Quo Vadis. E che io quella ragazza, diciamo che partiva proprio bene, insomma, bella, brava, intelligente, che devi fare, insomma? No? Ma quelle erano le versioni francesi, perché se non facevi la versione francese quando facevi la generica, non ti pagavano. E io ho sempre detto: viva la Francia! sempre. Poi, la prima comparsata la facesti una battuta con Vittorio Gassman. Rivediamolo. Non te la ricordi? Sì, figura. Vediamo. Stasera. Vittorio, qual è il favorito? Il favorito? Te lo dico domani, eh? Due cocktail champagne al numero 7. È finita là. Basta, tutta lì, eh? Però con l'attore giusto, con l'attore giusto, è finita subito. Senti, l'incontro... Si comincia così quando uno fa la generica, teatro, la comparsa, poi piano piano comincia a dire una battuta in più, poi una battuta in più, poi c'è la scena che devi fare e cominci. Così ho cominciato anch'io. Infatti. Senti, il tuo incontro con Carlo? Ma quello è stato un pochettino più sofferto, perché è stato un incontro importante per me ed è stato un incontro che poi è rimasto tutta la vita. Difatti adesso che Carlo non c'è più vi siete voluti molto bene. Mi sento molto sola, naturalmente, però ho due figli meravigliosi. C'è un pubblico che ti adora. No.
è stato... No, è stato anche Carlo è stato un uomo molto fortunato ad avere una donna che gli ha voluto così bene. Però guarda, sposare Carlo non è stato facile perché... No, ma io volevo dire che... Che cosa? Che Carlo mi manca moltissimo, però mi ha lasciato due figli che sono forse i film più belli della mia vita. Ecco. Due Oscar! No, due Oscar! Due Oscar. Sposarvi non è stato facile perché il matrimonio non era possibile, perché c'erano difficoltà burocratiche. Per me poteva essere facile perché io non ero mai stata sposata, ma lui certo che ha passato un po' non una strada facile, perché è dovuto diventare francese, poi divorziare in Francia con la moglie, poi... Ma abbiamo filmato un'altra storia. Tu lo conosci senz'altro, ma il pubblico forse non l'ha visto mai, del matrimonio fatto per procura in Messico. Ma quello non c'entrava niente, quello è stato un... Ma guarda che bellissimo, eh. Ah sì? Sì, me lo facciamo vedere, guarda. Ma io non c'ero, però. No, non c'ero, sì. No. Lei, signor Conte Carlo, è contento di sposare la qui presente Cicolone Sofia? Sì. Yeah. E lei, signorina Cicolone Sofia, è contento di sposare il qui presente Conte Carlo? Yes. Ebbene, vi dichiaro marito e moglie. Siate felici. È stato il primo matrimonio gay nella storia. Senti, mamma mia. A 26 anni lei con la Ciociara è diventata una star internazionale. Però il mio matrimonio con Carlo è stato molto più serio di quello. Certo. È durato tutta la vita. È durato tutta la vita, hai ragione. No, diceva Bruno, posso dire una cosa, è dura ancora. È dura ancora. È dura ancora, sì. Davvero.